connessione tra la montagna e Roma, dove Roma è il centro di controllo dell'Italia. E poi non solo questo, ma anche la montagna, questo luogo isolato è Roma, e quindi aggiungere la voce di qualche cittadino. Perché Pacifico lì in questo suo eremo ascolta la zanzara. Ma lui ascolta la radio e ascolta un po' di tutto quando capita. La zanzara credo qualche volta gli è capitato di ascoltarla, non so se proprio questo episodio. No? Senti il titolo, la produzione di significato, è un titolo impegnativo, importante. Sì, è un po' deriva dal fatto anche questo, cercavo di mettere il film e di porre il film in un contesto storico. E in questo ventunesimo secolo dove esiste un pensiero egemonico capitalista che ha in un certo qual modo annientato ogni altra possibilità, ogni altra alternativa di pensiero o di concezione di un'interazione sociale o economica in un mondo globalizzato come quello nel quale viviamo. Il significato è talmente diluito, il significato di ogni azione quotidiana, di ogni interazione quotidiana, di ogni scambio tra esseri umani è talmente diluito che è difficile trovare ancora significato, anche se tutto quello che facciamo ha ancora significato, anche se un'ideologia è nascosta dietro ogni nostra azione, anche se non ce ne accorgiamo, è molto più difficile che nel passato trovare significato. Quindi il film voleva anche essere una ricerca personale, ma un invito allo spettatore a continuare, a ricordargli che il significato viene creato anche se noi non. Ogni illustrazione crea del significato, crea il significato per chi ci sta attorno e anche per il futuro, ma anche per il modo in cui il passato viene riletto. Quindi era un modo per me per sottolineare questo aspetto del film che magari sarebbe potuto passare un po' in sordina. Alla fine il terreno di Pacifico viene venduto a un tedesco. È un caso questo che intervenga un tedesco? Assolutamente no, ormai insomma, noi in Italia abbiamo il marco, no? Come moneta ufficiale, che lo chiamiamo euro, però è il marco, quindi ormai tra tedeschi, cinesi, americani e russi, non so, ci sono pochi italiani che possono dirsi al sicuro dei loro possedimenti, forse gli italiani i più benestanti, ma la maggior parte della popolazione non sa espropriata. Veramente cosa gli aspetta. E quindi tu dicevi che forse ce lo siamo meritati questo esproprio. Ma penso di sì, come perché appunto è un tutto quello che abbiamo ereditato, non abbiamo. Le nostre generazioni non capiscono il valore del sacrificio della resistenza, di quello che è costato. Come tutti i beni ereditati sono immeritati. E quindi anche il benessere italiano che l'Italia ha voluto dal dopoguerra ad oggi sono stati immeritati e forse se ci fossimo accorti di questo prima avremmo potuto anche fare qualcosa per dimostrare che in fondo ce lo meritavamo. Ma non l'abbiamo fatto, ormai io credo sia troppo tardi, ci sono persone più ottimiste di me. Ma... E il messaggio positivo in conclusione del tuo film qual è? La vita contadina forse, la slow life? Forse sì, è quella, accorgersi che non si può continuare, è stato un bel sogno fino adesso, anche il modello capitalistico o il capitalismo all'italiana che è nato da dopoguerra adesso, sono tutte cose che su carta magari funzionano, ma sono cose che concretamente anche dal punto di vista insomma, della ricerca hanno i loro limiti sono stati dimostrati. Bisogna trovare nuove vie, abbracciare nuovi modelli e quindi
la resistenza, quello che trovo sconcertante è la resistenza dell'elite politica italiana, dell'intelligenza italiana ad abbracciare nuove vie. C'è questa perversa volontà di continuare a riproporre modelli che ormai la storia sta dimostrando che sono falliti, come per esempio il progetto della TAV in Val di Susa, è una cosa che non ha alcun senso, ma viene venduta agli italiani come indispensabile. Come anche nella conversazione tra il tedesco e Pacifico si allude a questi 20 anni berlusconiani. Sì. Si dice, ma come avete potuto? E come avete potuto? Non so, io me ne sono andato perché non lo capivo neanch'io, e quindi è una domanda che io mi pongo, e tanti, forse anche tanti in Italia spero si pongano. Comunque è successo. E adesso all'aria che risuccederà, perché i suonatori di piffero, no? I venditori di fumo, sembra che siano sempre in voga in Italia. Siamo passati a Berlusconi, a Monti, e adesso c'è Renzi, che ho visto su internet una bellissima caricatura, una foto, un fotomontaggio, il volto di Berlusconi e di Renzi. Si chiamano Renzusconi. Renzusconi, perfetto. È incredibile che... Siamo di nuovo al piffero, dici? Siamo di nuovo al piffero, Dunque, da ultimo, un film costato poco che potrebbe essere un modello per un cinema che vuole sottrarsi alle logiche della grande produzione, dei miliardi e delle logiche un po' oligopolistiche, o no? Spero. Io ho visto, adesso c'è nel mondo, è già parecchi anni che c'è questa attenzione a queste nuove modalità povere di produzione, e in Italia questi echi sono arrivati un po' in ritardo, ma adesso vediamo appunto quello che è successo negli ultimi anni, questa attenzione verso altri modi di produzione si sta risvegliando anche in Italia. È un bene, io spero che tanti registi italiani continuino e non pensino a... Ci sono molti registi che si bloccano al momento di trovare finanziamenti o al momento della distribuzione, eccetera. Adesso possono farlo, non hanno bisogno di... possono farlo con i loro risparmi, come ho fatto io, possono fare un film con poche risorse, e ci sono tante cose da dire, sono tante storie interessanti. E i giovani italiani chi ti piace di più? Guarda, io non saprei cosa dire, perché vivo fuori e non ho visto abbastanza. E invece i tuoi maestri del passato, a chi fai riferimento? Questo racconto molto poetico, questo film che hai fatto, straordinariamente poetico, ricorda qualche... Sì, ma insomma, certo, ci sono i Rossellini, c'è De Sica, c'è Fellini, ma i maestri del neorealismo, i maestri del dopoguerra, del cinema italiano, sono cresciuto con loro, non credo che sarei mai capace di liberarmi, sono ancora pieno di amore e di ammirazione per il loro lavoro. Prossimo lavoro? Prossimo lavoro, io tra una settimana inizio alle riprese di un film ad Haiti, dove ho insegnato nell'ultimo anno a una scuola di cinema, e adesso con i miei studenti, che è una cosa molto commovente, perché a un anno fa non sapevano niente, adesso sono dei quasi professionisti del cinema, e sto usando loro come equip, e stiamo facendo un lungometraggio, un po' un lungometraggio che affronta in maniera simbolica la relazione che il passaggio di consegna di Haiti da un padrone colonialista francese, ai nuovi padroni americani. E dovrei finire le riprese a settembre. E se tutto va bene, lo vedremo l'anno prossimo. Bene, auguri, bocca al lupo. Grazie.